Ciao a tutti e ben ritrovati al sesto appuntamento della rubrica Grandi donne offuscate dalla storia del canale Penelopeide. Oggi vi propongo questo volto. Si tratta di Lise Meitner, fisica austriaca di origine ebrea. Lise fu la prima scienziata a fornire l'esatta interpretazione del processo di fissione nucleare. La gran parte delle informazioni di questo video deriva dall'articolo di Marco Boscolo, Lise Meitner, la fisica che non ha mai perso l'umanità, pubblicato nella rubrica Aula di Scienze Zanichelli, e dall'articolo Lise Meitner di Federica Puzzi, che potete consultare sul sito www.torinoscienza.it. Torniamo a Lise Meitner, che nasce a Vienna nel 1878, esattamente un secolo prima di me. A quel tempo Vienna era la capitale di un grande impero, una città dove si respirava un fermento artistico e scientifico molto fecondo. Peccato però che questo fermento fosse riservato per lo più al genere maschile, dal momento che le donne dovevano smettere di studiare a 14 anni e non erano assolutamente ammesse all'università. No. Lise, coraggiosa e tenace, si prepara da autodidatta all'esame di maturità e lo supera brillantemente nel 1901. Qualche anno più tardi si trasferisce a Berlino, dove comincia una collaborazione scientifica con il chimico Otto Hahn presso il Kaiser Wilhelm Institute. Va però precisato che questa collaborazione si svolse di fatto per molti anni nello scantinato dell'istituto, perché le donne non erano ammesse ai laboratori. E cosa non meno importante, Lise condusse i suoi esperimenti sulla radioattività artificiale e sull'isotopia nucleare come ospite non pagata. Proprio così. Ricapitolando, Lise Meitner lavora per anni confinata in uno scantinato dell'università e senza stipendio, continuando a dedicare la sua vita alla ricerca scientifica, nonostante le enormi difficoltà legate alla misoginia di quell'ambiente. Ci vollero anni e numerosi successi in ambito scientifico prima che le venisse finalmente offerto un posto stipendiato, prima come assistente di Planck all'Università di Berlino e poi come responsabile per la sezione di fisica del Kaiser Wilhelm Institute. Ma le difficoltà non erano terminate. Le ricerche di Lise furono interrotte dall'avvento del regime nazista. Nel 1933 le venne tolta l'autorizzazione all'insegnamento in quanto ebrea e nel 1938 dovette fuggire in Svezia. Rimase comunque in contatto con Otto Hahn, che a Berlino continuava gli esperimenti sull'uranio e per prima diede la giusta interpretazione del processo. L'uranio, colpito dai neutroni, si divideva in due elementi più leggeri, liberando una grande quantità di energia. Lise Meitner scoprì di fatto il processo di fissione nucleare. Tuttavia, il suo ruolo in questa scoperta non le venne affatto riconosciuto. Nel 1944 venne assegnato il premio Nobel per la scoperta della fissione nucleare al solo Hahn. Ancora una volta, il famigerato effetto Matilda. Possiamo solo immaginare l'amarezza di Lise, come di tante altre donne dedite alla scienza che sono state completamente offuscate dai loro colleghi uomini. Quello che sappiamo per certo è che dopo la guerra Lise prese la cittadinanza svedese e abbandonò in parte la ricerca scientifica, dedicandosi ad attività civili e sociali per la pace e in difesa dei diritti delle donne. Se siete curiosi di esplorare altre storie di donne eccezionali, seguite i prossimi episodi della rubrica Grandi donne offuscate dalla storia e mettete mi piace se questa storia ha destato il vostro interesse. A presto e cari saluti da Penelopeide Roberta.